Oppure scrivendo a telepavia.tv. Perché vi dico subito questo? Dico per... nasce. Per... Nasce sostanzialmente per venire in a riguardo. Ai... Eh, dicevamo, allora parleremo del nostro fegato. Il fegato è sicuramente uno degli organi più importanti del nostro corpo e da sempre questa cosa è risaputa. Pensate che anche gli antichi eh, avevano eh, questa certezza, tanto che ritenevano che addirittura dal fegato si potessero scoprire tantissime cose. Eh, usavano il fegato degli animali addirittura per le loro arti divinatorie, cioè per scoprire quello che sarebbe successo eh, nel futuro. E quindi è molto importante curarlo e curarlo sempre nella nostra quotidianità. Ma fegato è anche simbolo un po' di coraggio e così questa sera parleremo di uno sport molto speciale, unico, per cui insomma ci vuole fegato, ci vuole coraggio, ovvero parleremo del parapendio. Eh, insomma di questo sport che ci porta a volare e in questa nostra puntata del 2019 renderemo così omaggio eh, anche a Leonardo da Vinci di cui si celebrano i 500 anni della morte. E poi voi sapete che abbiamo anche un'attenzione particolare a quello che ci fa star bene ai massaggi eccetera e quindi questa sera parleremo di naturopatia bene il piatto è ricco come vedete ho recuperato la voce grazie al mio microfono per cui vengo a presentarvi quelli che sono gli ospiti di questa sera abbiamo il professor Raffaele Bruno eh, che è docente all'Università di Pavia e medico nell'unità operativa malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia buonasera professore buonasera Abbiamo la dottoressa Tatiana Raineri, nutrizionista, buonasera. Abbiamo Sandra Capogrosso, che è la nostra naturopata, che ci spiegherà proprio che cos'è la naturopatia. E poi abbiamo eh, i nostri, ho imparato il termine prima, parapendisti, eh, ovvero abbiamo Roberto Sturniolo e Lucia Tuoto eh, dell'associazione Le Puiane d'Oltrepo. Buonasera. Buonasera. Bene, allora, visto che sono tantissime le cose da dire, partiamo subito dal fegato, partiamo da questo organo e eh, scopriamo un po' quali sono le sue funzioni, perché è così importante. Ma il, il fegato innanzitutto è uno degli organi, se non l'organo più grande del nostro corpo e questo sicuramente è una cosa importante. Peraltro svolge delle funzioni che si possono definire delle funzioni di, eh, di filtro, quindi è una centrale chimica dove tutto... Tutto quello che noi eh, assumiamo dall'esterno, e in particolare il cibo ovviamente quotidianamente, i farmaci, vengono metabolizzati dal fegato. Questo perché tutto il sangue che dall'intestino risale verso la parte alta del corpo eh, arriva al fegato attraverso la vena, porta e viene, il fegato metabolizza i farmaci e metabolizza e processa tutte quelle che sono gli alimenti che noi introduciamo. Quindi il fegato ha delle funzioni importantissime. Certo, per cui senza il nostro fegato ci diventerebbe veramente difficile vivere questo... Assolutamente sì, perché l'esempio più classico, per esempio i reni, noi abbiamo due reni, si può vivere tranquillamente con un rene solo. L'insufficienza epatica non è possibile sostituire le funzioni del fegato attraverso macchine artificiali, come per esempio succede per, esempio, per il cuore, Esistono, esiste il cuore artificiale, che di fatto è una pompa, ed è di fatto per esempio il cuore ha un'importanza, Assume un'importanza diversa per quello che è il significato che il cuore ha, ma di fatto il cuore è un organo molto semplice, al contrario del fegato, che invece torno a dire è, un è una centrale dove vengono processati, dove c'è cioè tutta una serie di processi biochimici che sono fondamentali per la, per la vita. Quindi avevano un po' ragione i nostri antichi, come dicevo prima, sì. a vedere questo fegato, mi è venuto in mente appunto anche il fegato etrusco, no? in cui, da cui si vedevano certo. proprio tutte queste eh, funzioni, non soltanto tra l'altro fisiche, ma anche psichiche, c'era cioè tutto questo Certo, legale. perché il fegato peraltro eh, è l'unico organo del nostro corpo che ha la capacità di rigenerarsi. Cioè se noi se viene in, durante un intervento chirurgico viene eliminato un pezzo di fegato, nell'arco di 15-20 giorni il fegato ricresce. È famoso il, il mito di Prometeo che è, Prometeo rubò il il fuoco a Zeus e venne punito perché eh, venne eh, messo su, eh, ha incatenato un albero, ha aperto l'addome, c'erano cioè, gli uccelli che mangiavano il fegato, ma lui non moriva perché il fegato era capace di rigenerarsi. Quindi sicuramente il fegato nell'antichità ha avuto un esempio importante, ha avuto, non a caso si dice come lei ha detto, ben detto prima, ci vuole fegato perché il fegato ha sempre rivestito questo tipo di, 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 di come dire, di, ha, ha sempre avuto questo mito e quindi... Il fatto di aver fegato significa avere coraggio, il coraggio gli antichi lo identificavano con, con il fegato. Ma anche la rabbia adesso mi viene in mente, perché anche quando noi diciamo certo. è un po' bilioso, andiamo ancora una volta a parlare di questo povero fegato. Certo, certo, perché è come una delle, eh, delle delle funzioni del fegato è la produzione della bile. E quindi sicuramente, come lei ha detto, sicuramente questo è molto attinente al fatto che l'irrascibilità fa contrarre la colecisti che il sacchetto che contiene la bile. Eh, quindi, quindi sarà meglio arrabbiarsi certo. di meno, anche, anche per il nostro fegato. Ecco. Eh, una mia curiosità, esattamente dove si trova il fegato? Il fegato si trova a destra, uh -huh. si trova sotto l'arcata costale destra e come dicevo occupa uno spazio molto ampio. L'unica cosa che però mi vorrei segnalare è, è vero che quando noi ci arrabbiamo eh, si dice anche mi ha fatto venire mal di fegato, ma questo non è, è, non, invece non è pertinente perché il fegato non è innervato ma è ricoperto da una... Da una pellicola, che può essere la pellicola che noi usiamo come per gli alimenti. Come, mm. e, e Quindi fa male solo e soltanto se, abbiamo, si, se diventa veramente grande, cosa solo che succede in alcune condizioni patologiche. Quindi mi viene mal di fegato, non è proprio sì, una cosa più. la mia domanda dove, dove si trova il fegato era proprio perché. Il dolore al fianco destro eh, spesso si sente dire o male al fianco destro o male al fegato. Eh. Per indicare quella che è la localizzazione anatomica, ma quello che fa male del fegato è la colecisti, perché come sapete la colecisti è, in alcuni casi porta luogo alla formazione di calcoli e quindi questi calcoli poi nelle vie biliari creano ovviamente dolore se sono presenti e, sono, e si muovono all'interno della colecisti. Quindi eh, questo mal di fegato no, lo no. lasciamo, o almeno quando abbiamo male, dobbiamo preoccuparci veramente, Assolutamente veramente sì. tanto. Assolutamente sì. Eh, bene, dottoressa, eh, il fegato, quindi abbiamo detto, è fortemente legato all'alimentazione. Quali sono diciamo, le indicazioni da dare ai nostri telespettatori per il loro quadernetto? Perché lei sa che eh, le regole dello star bene eh, ha un quadernetto, ovvero ogni spettatore è dotato a casa del suo quadernetto in cui prende gli appunti di quelle che devono essere le regole fondamentali eh, per il benessere. Quindi che regole gli diamo? Allora apriamo il nostro quadernetto <ride> e eh, andiamo a segnare quelli che sono gli alimenti o comunque l'alimentazione corretta per preservare o intervenire. In, alcuni, in alcune condizioni patologiche di cui poi il professore meglio di me ci eh, illustrerà. Eh, e eh, voglio sottolineare che l'alimentazione non è più il, can, il fanalino di coda, eh, ma eh, negli ultimi anni sta di, mh, diventando parte attiva di programmi sia di prevenzione eh, che di eh, cura ehm, di eh, alcune patologie. E questo, eh, oltre ad essere un buon traguardo per la scienza dell'alimentazione dell per la nostra figura, penso possa essere d'aiuto. Insomma, anche ai medici e al paziente: allora ehm, il, il, il fegato può eh, intercorrere a eh, diversi tipi di patologie e come lo aiutiamo eh, attraverso vari step. Step 1, eh, bisogna eh, vedere se il nostro paziente è in sovrappeso oppure ricade nella ehm, classificazione di obesità e allora il peso va eh, ridotto. Step 2, eh, bisogna fare un piccolo esame di coscienza e capire qual è la quantità di alcol che si introduce e non deve... <coughs> superare scusate, quella che è eh, quella che viene definita la soglia di sicurezza diciamo così tra virgolette che è di circa 30 grammi, l'equivalente di una bottiglia di vino a media gradazione o due bicchierini di superalcolici terzo step bere tanta acqua quarto step il programma alimentare che viene stilato per un fegato per esempio grosso che è anche un fegato dolente che fa Male, ehm, è un programma definito Low Fat High Carbohydrate. Allora, detto così, eh, sembrerebbe che questo programma alimentare eh, preveda una massiccia introduzione di carboidrati. In realtà non è così. Su cosa si basa? Allora, low abbassare il dosaggio di fat, eh, grassi cattivi, chiamiamoli così, che sono i grassi saturi. Per favorire l'introduzione di grassi insaturi, quindi buoni, dove li troviamo? Facciamo un esempio nell'olio extravergine d'oliva. Invece quelli cattivi, quali sono? Allora, quelli cattivi li cattivi. troviamo nei prodotti trasformati, di cui le parlerò tra pochissimissimo. Eh, allora, diciamo quelli buoni che li troviamo, per esempio, nelle noci, nell'olio extravergine d'oliva, nell'olio di semi. Appuntino del nostro quadernetto. Una bottiglia da un litro e mezzo fatta per eh, due terzi di olio extravergine d'oliva e un. Un terzo di olio di semi. Di questo miscela, chiamiamola così, non si dovrebbero superare i tre cucchiaini giornalieri. Questo programma alimentare spinge all'utilizzo di verdura verde a foglia larga, di crucifere, di legumi. E Ite Carbohydrate sta per sì carboidrati ma integrali perché come i legumi contengono zuccheri complessi per cui l'assorbimento è ehm, più lento e quindi va a rallentare anche la, la stimolazione della la sintesi dei trigliceridi, quindi è molto importante. E il punto fondamentale che cito per ultimo ma eh, non per importanza è l'attenzione su quelli che sono cibi non trasformati. Quello che mi lei prima, perché nei cibi trasformati possiamo trovare dei grassi. Allora, quali sono i cibi trasformati? Sono la carne, il pesce e il latte. Eh, però uno mi dice allora che mangio? Ma queste trasformazioni ci servono per preservare, la, 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 eh, per preservare i cibi, insomma la pastorizzazione del latte, la cottura della carne, ma ci sono delle trasformazioni che apportano un'aggiunta o di grassi o di sali, come pensiamo per esempio alle acciughe sotto sale, alla affumicatura, quando prendiamo la frutta nei, nelle barattoli di latta. Ehm, all'interno c'è un liquidino ricco di zuccheri. E allora, visto eh, che abbiamo questo quadernetto, se me lo permette, mi sono mm, permessa di eh, fare un elenco di quelli che sono i prodotti trasformati. E come facciamo a capire se è trasformato? Lo leggiamo dall'etichetta. Cosa leggiamo? Allora, se abbiamo un esubero di grasso in un prodotto totalmente trasformato, sull'etichetta leggiamo 17 0,5 eh, grammi per 100 grammi di prodotto quando invece dovrebbero essere 3 questo è un prodotto totalmente grasso trasformato, di cui totalmente grasso trasformato di grassi saturi ce ne sono 5 grammi, sempre per 100 grammi di prodotto quando invece dovrebbe essere 1,5 è un eccesso è un chiaramente eccesso. per quanto riguarda invece gli zuccheri 22,5 quando dovrebbe essere solamente 5, sempre grammi per 100 grammi di prodotto e in ultima analisi il sale. Il sale di solito nei prodotti totalmente trasformati, troviamo scritto 1.5 grammi, dovrebbe essere 0,5. Ecco, queste sono le quantità massime e minime che il nostro eh, paziente, il nostro telespettatore, può eh, leggere nelle etichette quando va a fare spese e capire se quello che sta comprando è ad alto contenuto di, di grassi. Sì. Mi permetta di dire una, una cosina sulle etichette? Certo. Perché è già uscito altre volte. Eh, non è così complicato leggere l'etichetta, le anche perché è. Okay, la prima volta si perde un po' di tempo a guardare l'etichetta, poi è difficile che una persona nella spesa compri sempre cose diverse, più o meno abbiamo una tendenza a. Così a, a nutrirci di prodo, dei prodotti, di quelli, la comodità che troviamo al supermercato. Quindi cercateli, guardate le etichette. E una volta che vi siete sincerati di quelli che vi fanno bene, prediligeteli. Non è poi così difficile, è un po' un'abitudine che dobbiamo fare, anche perché possiamo perdere un po' di tempo in un'azione che migliora il nostro benessere. Giusto, certo, e quindi certo. vi siete appuntati poi al massimo le ripetiamo certo. così almeno andiamo, andiamo a rivedere siamo tutti attenti a, a, questo, a questo e ambito. se mi permette l'ultimo step sì? per prevenire attività fisica eh, attività. accostata a una buona alimentazione questo Beh, è fondamentale questo è fondamentale eh? dovete muovervi, non ci sono storie potete muovervi come volete eh? potete andare a correre potete fare una passeggiata, giocare a tennis oppure se avete del fegato, come dicevamo Potete scegliere di fare parapendio. Allora, io mi, mi accosto veramente a questo sport con una curiosità immensa. Perché eh, ovviamente non lo conosco, ma sono affascinata, sono affascinata dalle vele, eh, sono affascinata dall'idea del volo, davvero che realizza quello che è uno dei grandi sogni dell'uomo: quello di poter volare e soprattutto di avere la sensazione di essere lui stesso che vola, non, non di andare sull'aeroplano, che poi lo possono capaci tutti veramente di realizzare le ali di Leonardo, come dicevo prima. Mi racconti un po' che cos'è il parapendio e eh, chi si, di fatto chi lo può praticare anche? Per me personalmente il parapendio è un amore, è un amore grandissimo perché si acquista proprio la sensazione del volo, del silenzio, della libertà, di un insieme di cose che uno, quando stacca i piedi da terra, che è nel cielo, proprio assapora. Logicamente, il volo eh, si è evoluto in questi anni dai primi parapendio che sono usciti adesso è cambiato tantissime cose dunque anche la preparazione si è dovuta evolvere nel tempo il fatto del fegato per volare come diceva lei eh, per legarsi a questo il fegato qua più che altro è preparazione preparazione eh, che ti porta poi a gestire il volo soprattutto anche quando sei solo Dunque la preparazione eh, precisa, fatta bene, abbiamo istruttori che insegnano e accompagnano l'allievo che arriva proprio sui campi di volo la prima volta, a portarlo poi a volare da solo, eh, dopo aver maturato e eh, aver imparato le nozioni fondamentali, la sicurezza di tutto quello che riguarda appunto il volo, a superare degli esami perché bisogna per forza essere brevettati e poi si inizia veramente a volare e a volare assieme agli uccelli. Dunque questo è un mondo che poi si scopre, perché è l'inizio. È l'inizio. Eh, tecnicamente, giusto, una domanda. L'età in cui si può iniziare a praticare questo sport? Con il consenso dei genitori, 16 anni. 16 anni e quanto dura questo percorso di acquisizione delle competenze e che porta poi all'esame, quindi al brevetto? Allora non c'è un tempo, non c'è un tempo perché ognuno di noi ha dei tempi di acquisizione diversi. Dunque, noi non abbiamo un corso che dura sei mesi, che dura un anno, dura fin quando sai volare. Uh, abbiamo ragazzi che in sei mesi, otto mesi sono bravi piloti, abbiamo persone che ci mettono anche due, tre anni. Uh, mh, il fatto di uh, affidarci all'istruttore che insegna, lui sa valutare il momento esatto in cui il pilota è pronto per superare gli esami, ma poi soprattutto... Il discorso esami è come prendere la patente dalla macchina, dopo si impara a volare, questo è un primo passaggio e la cosa fondamentale e io penso che uh, uh, sia molto positiva è il fatto che la nostra associazione accompagna i piloti appena formati nel suo cammino dopo il brevetto. Quindi non è che, ok, avete preso il brevetto, adesso volate da soli, che già è bellissimo da dire, andate e volate, però in realtà no, li aiutate perché penso che poi ritrovarsi da solo eh, in mezzo al cielo eh, magari possa determinare altri problemi, magari a livello tecnico puoi aver assimilato esatto. però e poi anche l'esperienza esatto. forse. Durante il corso eh, l'allievo che si sta formando ha sempre, eh, è sempre tornato dall'istruttore, dall'aiuto istruttore, dai piloti più anziani e c'è tutto un mondo che gli gira attorno, dunque lui è seguito in tutte le sue fasi, per radio quando è in volo, in atterraggio, in decollo, non è mai solo. Il fatto di superare gli esami e avere in mano questo brevetto e domani mattina trovarti a 3.000 metri e partire da solo, ci vuole tanto fegato. Ci vuole tanto fegato. <ride> si apre una, un mondo diverso ed è per questo che eh, noi consigliamo i primi periodi di non andare da soli. Dunque troveranno assistenze da piloti più anziani che volano da più tempo, che usciranno in volo prima, eh, vedranno le condizioni come sono, ci si parla per radio, ci si aiuta, li as si aspetta in, at in atterraggio perché noi non avendo motore, noi siamo perennemente in emergenza, perché un aereo dice ok, se è spento il motore siamo in emergenza, noi partiamo senza motore, vogliamo senza motore, dunque dobbiamo per forza di cose sfruttare tutto quello che la natura ci dà. E la formazione di tutto questo è appunto poter sfruttare il vento giusto, il sole giusto, la montagna in una certa maniera, valutare tutto. Il volo è una continua evoluzione eh, a cercare le posizioni migliori ed è per questo che questa fase qua di tempo eh, dal brevetto in avanti Serve per perfezionarsi, va accompagnata. Poi approfondiremo anche questa, questa idea di diventare veramente tutt'uno con la natura. E, e parlando del tutt'uno, mi viene in mente il discorso un po' olistico. olistico. <ride> eh, e eh, quindi ti chiedo, Sandra, come dicevamo prima, che cos'è la naturopatia? Perché c'è un po' di confusione, secondo me, su sì. questo termine. Credo Ci di sono sì. diverse idee. Ma sì, c'è cioè, l'idea del naturale, che cos'è? Allora, la naturopatia è una disciplina olistica che si avvale di tecniche metodiche naturali utili a mantenere, recuperare o raggiungere il benessere psicofisico della persona. Pertanto il naturopata è proprio un consulente che ha conseguito un, un percorso triennale, un diploma triennale, nel quale ha sperimentato su di sé. E che è bellissimo andare a scuola così. E anche sui propri compagni appunto queste tecniche metodiche naturali, che eh, sono tantissime, perché poi non c'è un protocollo specifico per tutte le scuole di naturopatia, ci sono quelle più a indirizzo psicosomatico, quelle che sviluppano più alcune discipline piuttosto che, che altre. Diciamo che comunque in questi tre anni sicuramente ci sono. Uh, dei punti fissi che sono le tecniche del colloquio, le conoscenze appunto delle, della, di come si sviluppa comunque il colloquio dell'anamnesi, i dati da richiedere, tutto quanto, però uh, sì, più che altro si sperimentano davvero. Tantissime tecniche metodiche naturali, che possono essere, eh, appunto, sicuramente eh, una che studiano tutti è la fitoterapia, e quindi l'utilizzo delle, delle piante a scopo eh, pre, pre, di prevenzione, anche di terapia possiamo dire. Eh, la floriterapia, che mi hai detto che comunque sono due cose che tratteremo un pochino dopo, quindi magari le spieghiamo meglio dopo. La floriterapia utilizza i rimedi floreali, che sono rimedi vibrazi vibrazionali, rimedi omeopatici, che hanno la proprietà di riequilibrare degli stati d'animo. Eh, poi eh, abbiamo studiato eh, la simbologia degli organi, la psicosomatica, eh, lo shatsu, la riflessologia plantare, quella della mano, eh, davvero sono, sono tantissimi. Sono molti e riguardano tutti un po' l'unione sempre di corpo e mente: questo, e che, questo e discorso olistico che viene sì. portato, che viene mi è portato avanti. Anche gli esempi, mi sono piaciuti gli esempi che hai fatto anche del, del fegato. Eh, infatti, sicuramente. Eh, L'aspetto della psicosomatica e della simbologia degli organi è quello che più spiega forse meglio questo, questo aspetto dell'olistico, no? perché nella medicina tradizionale cinese abbiamo, sappiamo, abbiamo un aspetto anche energetico, no? che non è misurabile, non è quantificabile, eh, mentre quello scientifico che è più occidentale ovviamente è più molecolare, quindi si basa su funzioni meccaniche. Prendiamo per esempio lo stomaco che ha la funzione meccanica di digerire dei cibi. no? Eh, in Oriente eh, lo stomaco è la sede delle emozioni, quindi una persona che eh, magari presenta dei, dei disturbi digestivi sicuramente si dovrà occupare di alimentazione, ma magari anche con la naturopatia si può pensare anche a... A, eh, a delle situazioni, a delle emozioni che non si sono digerite, quindi il naturopata, oltre magari a consigliare un percorso nutrizionale, eh, consiglia anche magari eh, delle tecniche di meditazione, delle tecniche di visualizzazione o anche eh, dello yoga. Queste discipline che magari praticate con costanza uno o due volte alla settimana aiutano la persona proprio a stare con sé, a prendere distanza dalle situazioni per cercare di eh, comunque eh, elaborare anche, in questo caso, emozioni e sentimenti che sono rimaste sulla, certo, sullo stomaco. Perché se la medicina tradizionale, dicevamo, agisce assolutamente, quindi è fondamentale, certo. questo può essere un valido aiuto proprio per aiutare la persona, perché oltre a curare il proprio stomaco, ovviamente, con la medicina, non deve magari caricarlo poi di altre problematiche. Che sì, sono Sì, perché mh, spesso accade che magari una persona poi fa anche eh, l'esame delle dell la gastroscopia dice eh, ma io non ho niente, sono anche un po' arrabbiate e quasi deluse perché non hanno qualcosa, che da una parte è una fortuna, dall'altra però uno dice che cos'è che, che può essere comunque che, che non va nel mio stomaco, no? quindi uno sicuramente deve fare tutti gli esami, deve seguire comunque un percorso nutrizionale bilanciato, però può anche essere che si deve occupare della parte energetica. Sì, deve occuparsi un po' di sé forse, sì. mettersi al centro. Bene, quindi mettiamoci al centro, assolutamente. Adesso andiamo un attimino in pubblicità e poi ci vediamo ancora qua per parlare del fegato. Bene, bentornati qui alle regole dello star bene. Eh, professore, continuiamo il nostro discorso sul fegato, quindi abbiamo visto quanto sia importante eh, per il nostro benessere, come possiamo mantenerlo in salute? Ecco. Ma Non ci sono del, fondamentalmente le ricette particolari, come dicevamo all'inizio il fegato è una centrale che elabora tutto quello che dall'esterno arriva all'interno e lo metabolizza per cui eh, due cose fondamentali che aveva già accennato la dottoressa uno è la corretta alimentazione la corretta alimentazione è fondamentale perché uno dei problemi che magari ne parleremo dopo è quella del fegato grasso e che è data da due, da due grandi problemi uno la cattiva alimentazione dicevamo e uno l'assunzione smodata di alcolici infatti si parla di epatite di statosi alcolica. L'altro è, è ovviamente i farmaci, i farmaci sono degli elementi tossici eh, e quindi eh, ovviamente se, mh, bisogna prendere farmaci per necessità, non bisogna abusare dei farmaci perché eh, fondamentalmente i, i farmaci se vengono presi in modo sbagliato possono diventare eh, tossici. L'altro problema è, è quello eh, che mi lega alla neuropata, nel senso che naturale non vuol dire sano, ma eh, ci sono persone che, per esempio, abusano di fitoterapia, abusano di tisane. Uno degli abusi più importanti, è per esempio, eh, sono le tisane per aumentare il transito intestinale e queste possono provocare danni al fegato. Oppure per esempio l'assunzione smodata di, alcuni, di alcune sostanze che hanno proprietà antiossidanti e che prese in quantità giuste sono assolutamente utili, efficaci e sane, come il tè verde, ma prese in quantità smodate possono creare sicuramente dei problemi. Quindi le due regole fondamentali sono evitare le cose grasse, eh, come ho già detto, evitare gli alcolici in modo esagerato, evitare delle situazioni di tossicità che sono legate all'assunzione di farmaci che non sono assolutamente necessari o fitoterapici che eh in modo molto più allargato, che possono dar luogo a fenomeni tossici. Certo, quindi possiamo dire che bisogna avere un po' di buonsenso e un po' di equilibrio, un po' come in tutte le, in tutte le cose. Eh, sentivo prima nutrizionista, uso smodato di alcol, dico questa cosa perché credo che sia un problema che riguarda un po', un po tutti purtroppo, perché diceva due bicchieri di super alcolico, stiamo, stiamo già andando... Allora, eh, ci, sono delle, ci sono dei target ben precisi. Come la dottoressa accennava, eh, ci sono delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono eh, l'assunzione massima di eh, 40 eh, grammi per le donne e 50 per gli uomini. È chiaro che questo dipende dalla gradazione alcolica di quello che io bevo. Perché appare del tutto evidente che se io bevo un, eh, un super alcolico, che ha 40 grammi volume, è chiaro che io raggiungo questo bevendone soltanto un bicchierino. Se io bevo un vino che ha 11 gradi, per raggiungere i 40 grammi devo bere 4-5 bicchieri, se io bevo una birra ne devo bere due birre, quindi dipende dalla gradazione. Una cosa però che ci tenevo a dire purtroppo, tra i, i, i cattivi primati che ha la nostra nazione, che sono tanti, ai noi, eh, sta aumentando in modo veramente impressionante eh, l'uso di alcol negli adolescenti o ne, nei minorenni. Questo per via di quelli che vengono chiamati soft drink, nel senso che ci sono dei, il, delle bevande alcoliche che sono miscelate con dei succhi di frutta, sì. ovviamente per questione di pubblicità non, non posso citare, ma eh, questo è un problema. E l'altro grande problema è il fenomeno del binge in drinking, eh, eh. nel senso che eh, bere tanto una volta sola... Questo è un fenomeno che ha portato alla ribalta purtroppo eh, della cronaca eh, fenomeni di giovani donne, giovani ragazzine che hanno bevuto in una sola sera, siccome non bevono mai, in una sola sera una quantità smontata di alcol che ha, ha, ha indotto una... <coughs> Insufficienza epatica acuta, e quindi queste, queste giovani donne sono andate incontro al trapianto di fegato. Tra l'altro, in così giovane età credo che questo sia ulteriormente perché, problematico, eh. assolutamente sì. Questo perché le donne, e da un punto di vista proprio della fisiologia. Hanno un enzima e eh, contengono meno quantità di enzima, un enzima che metabolizza l'alcol che si chiama alcol deidrogenasi. È chiaro che questo enzima si può allenare, più si beve, più si stimola, <ride> ma ov ovviamente. Ehm, eh, questo ovviamente non è consigliabile, sta di fatto che eh, secondo me questo è importante eh, dare una corretta informazione dalle scuole ai genitori eh, perché l'alcol fa male, eh, l'alcol è molto dannoso ma per tante cose, molto, è dannoso per il cervello, è dannoso per tante cose, ovviamente il buon vino bevuto in una quantità adeguata è una cosa sana, assolutamente. L'esagerazione provoca un danno al fegato, ma non solo al fegato. Esatto. Eh, quindi potremmo dire come, come regola anche qua equilibrio, attenzione: eh, molto importante quello che diceva che non tutto quello che è naturale fa, è fa bene ed è sano. Eh, ma anche qua, se volete consumare anche qua prodotti fitoterapici, eccetera, chiedete a uno specialista che vi consiglia le quantità e non strafate, insomma, perché altrimenti certo. eh, si incorrono in grossi rischi quando invece si certo. cerca il benessere, che quello certo. è paradossale. Tutto sale, insomma, certo, tutto sommato. Eh, dottoressa, invece, mh, da un punto di vista alimentare, ci sono degli alimenti che aiutano un po' a, ad aiutare il nostro fegato, magari che è un pochino, mi passi il termine, dottore, appesantito, magari dopo, adesso siamo dopo le feste, eccetera, quindi magari c'è qualcosa che aiuta questo fegato che magari è andato un po' a lavorare di più del solito. Sì, ne esistono. Quindi apriamo di nuovo mm -hmm. questo benedetto quadernino. Allora, L'alimento per eccellenza detossificante del fegato, non per niente lo usano i giapponesi che sono uno dei popoli più longevi, è il tarassaco, dal greco taraxacos, eh, che, che significa io guarisco, è proprio un effetto, ehm, l'effetto di eliminare le tossine. Oppure abbiamo il cardomariano per il suo contenuto in silimarina, che è un epatoprotettore così come la curcuma, un'altra erba amara è la bardana, che tiene più, più o meno controllato il colesterolo. Eh, eh, Oppure eh, si possono usare degli abbinamenti di alimenti da mettere, eh, dosati, da mettere all'interno di alcune zuppe, perché si sa d'inverno eh, mangiamo un po' più, tra virgolette, grasso, ok? E questi alimenti detossificano e depurano. E quali sono? Allora, possiamo mettere nelle nostre zuppe, ovviamente senza patate, come abbiamo detto prima, allora, un fungo che ci viene dai giapponesi che si chiama shitake. Ma <ride> si trova allora, no, lo troviamo facilmente. Lo troviamo, no, perché lo poi troviamo. ci scrivono e ci dicono "Dottoressa Lenieri ha detto del shitake, ma dov'è lo troviamo?" Sul eh, supermercato. una punta di una un punta. cucchiaino mm. da caffè, una Poco, punta, perché... perché sennò poi ha un effetto epatotossico ah, ecco. e non tutti i giorni, una volta ogni 15 giorni, ah, così siamo ecco. sicuri che non succede niente di dannoso. Una punta. Associato a cosa? Si prepari ad un'altra parola strana. Le prugne, ah, sempre okay. giapponesi, bravissima, nome, nome Boshi. Sono delle prugne particolari giapponesi e la proprietà sta nel nocciolo. 5 noccioli tostati al forno, frullati nel, micro sì, nel frullatore e messi all'interno della zuppa. Le usavano gli antichi samurai per depurare il fegato. Insieme al cavolo, carote e quant'altro, questo è un ottimo depur depurante. Mentre per detossificarci invece dai farmaci, la coppiata vincente è eh, il tarassaco. Con sempre il nostro carciofo, oppure la curcuma con la alga nori che la troviamo nel nostro sushi. Okay. Okay. Posso, posso intervenire? Certo, sono, sì. Eh, sono, eh, non mi sento di smentire quello che dice la dottoressa perché è assolutamente tutto corretto. <ride> il grande problema eh, è un pochino come l'omeopatia, cioè nel senso che ehm, eh, non ci sono studi che dimostrano in, in modo eclatante l'effetto di questo. Nel senso, eh, non voglio dire che sono fake news, ci mancherebbe. Il problema è questo, eh, ha ragione la dottoressa quando dice della silimarina. La silimarina è veramente molto efficace. Il grande problema della silimarina è che noi ne assorbiamo poco, per cui per avere questo effetto noi dovremmo prendere una quantità impressionante, che poi diventa tossica. Quindi il, la verità è questa, che non esiste un qualcosa che veramente... Eh, mh, ha un'efficacia terapeutica, una cosa è la prevenzione, però io penso che se vogliamo mh, al di là del fungo giapponese o, o del fungo po', eh, penso che la cosa importante per il fegato sia bere molta acqua. E poi è ovvio che se io nella mia accortezza alimentare eh, seguo i consigli che dalla dottoressa e uso tutto quello che lei ha elencato, questo può portare sicuramente un vantaggio. Ma lo dico perché ci sono delle persone che invece pensano che hanno problemi epatici, magari seri, poi parliamo dell'epatite, che pensano soltanto che una dieta che contenga queste cose possa risolvere quello che è il loro problema. Perché spesso quando i pazienti arrivano dicono ma no, ma io mangio in modo perfetto, mangio in bianco eh, come, eh, e poi parleremo magari di questa è una cosa anche interessante oppure mangio, eh, mangio tutta una serie di cose eh, però eh, io continuo a essere malato come mai perché sono cose completamente diverse una cosa è la prevenzione di quella che può essere una condizione morbosa che può essere migliorata quindi se uno ha un comportamento come eh, quello che è stato elencato, sicuramente migliora la sua condizione, una cosa invece è la cura di una patologia sì. che è ormai è acclarata. Sì, quando è malato è bisogna diversa, bisogna, bisogna quindi questo è cioè, un buon comportamento nel, nel nella nell nell sano. Certo, nell'ottica della prevenzione. Sempre stando attenti alle quantità, mi raccomando. Esatto, che poi ecco, peraltro perché... quello che stiamo dicendo per il fegato può, vale anche per il, per il cuore, vale sì? anche per certo. i reni, perché se sì. un, un corretto comportamento va bene per qualsiasi tipo di organo. Il cuore sicuramente si avvantaggia di un'alimentazione corretta, poco grassa e quant'altro. Cioè, sicuramente... Esatto, sì, sì, sono, sono d'accordo: assolutamente a scopo preventivo, è vero, di silimarina noi ne assorbiamo veramente, veramente poca. Infatti, le farmacie sono piene zeppe di integratori a base di silimarina, glutatione, selenio. Proprio perché noi ne, ne assorbiamo poco E se è in, in atto una patologia eh, Posso mangiare tutti i carciofi di questo mondo che No, e si rischia poi che una persona anticipano. mangi i carciofi invece che curarsi esatto. Il problema penso che allora, il dottore intendesse questo che poi è No, sono, sono, sono d'accordo ne eh. sì, sì. Cioè nel senso, curarsi prima di tutto E, e l'alimentazione appunto è in un'ottica di prevenzione Ma se c'è la patologia, certo. medico in prima linea certo. <ride> Assolutamente Bene, abbiamo parlato prima anche di promesse e neanche farla apposta abbiamo proprio una pillolina che ci parla proprio del perché si dice avere fegato. Se il fegato funziona male lo si nota subito: occhi spenti, pelle opaca e sporca, stanchezza, alito cattivo, tendenza a ingrassare. Sì, perché è un fegato che lavora male e debole e anche un fegato che tende a trasformare ciò che non viene correttamente assimilato in adipe. Il fegato per funzionare al meglio e svolgere il suo ruolo di eliminatore di tossine e filtro dell'organismo ha bisogno di aiuto. Ecco qualche alimento che collabora nel processo depurativo e metabolico di quest'organo fondamentale. L'aglio risveglia gli enzimi del fegato e li aiuta nel processo di eliminazione delle sostanze di scarto. Il cavolo, grazie a vitamine fondamentali come la vitamina A e la vitamina K, aiuta il fegato nella sua attività di depurazione e protegge al tempo stesso la salute di stomaco e intestino. Il limone, un antiossidante naturale ricco di vitamina C, favorisce la rigenerazione delle cellule del fegato. Infine, le cipolle, se consumate crude, aiutano a regolare la funzionalità epatica e depurano l'organismo. Bene Lucia, abbiamo parlato in generale di che cos'è il parapendio, però per fare parapendio ci vuole un'attrezzatura. In che cosa consiste l'attrezzatura? Allora, diciamo che chi si avvicina per la prima volta a questo sport ha due possibilità. Una è quella di provare un volo in biposto, cioè con un istruttore che ha un brevetto di abilitazione al trasporto passeggero e quindi ha seguito un ulteriore corso oltre a quello base. E ha un altro brevetto, per cui è abilitato e può portare altre persone in volo e quindi lì serve un'attrezzatura specifica chiaramente in grado di sopportare il peso di due persone. L'altra attrezzatura, della quale abbiamo qua anche un esempio, che vi mostrerò, è quella che si acquista quando una persona si iscrive al corso di parapendio e quindi poi ha la sua vela e arriva al brevetto con la propria vela. È composta semplicemente da un imbrago e da una vela. Ah, quindi di fatto è, molto, è semplice. molto semplice è uno zaino noi spesso raggiungiamo i nostri decolli con la nostra vela in spalla e quindi camminiamo si chiama, è una pratica che si chiama I can fly e raggiungiamo il decollo apriamo la nostra vela la sistemiamo chiaramente e, e voliamo andiamo un attimino lì sì. a vederla visto che abbiamo qua questo zainone <ride> ecco direi ecco, questo diciamo che è la misura standard tra le più grandi perché poi ci sono vele anche molto più piccole questa siamo intorno ai 12 kg, è la mia, può arrivare ah, anche ecco. a 15 kg e ci sono anche vele che hanno 7 kg. Quindi questa te cui... la porti in spalla quando devi raggiungere. Sì, così, guarda, ah, ecco, te lo mostro. Quindi è anche sport, è già sport questo. <ride> esatto. Non vale fare solamente liking e poi basta. Beh, purtroppo a volte capita anche di arrivare in decollo e poi non c'è il vento favorevole, quindi si torna giù a piedi, sempre con lo stesso peso, ma è comunque bello, ecco noi. Prendiamo questa attività per quel che è, quindi il rischio è anche di non riuscire a volare, ma comunque eh, guarda, è una grande giornata. Eh, eh, allora, il casco. Anche questo è obbligatorio, il obbligatorio. casco. Obbligatorio, mm -hmm. sì. Ok, l'imbrago. Come vedete è molto compatto, poi sì. vabbè, ci sono diverse vele, diversi imbraghi. Ora stacchiamo. La vela, qui dentro c'è la vela, quella ah, che ci permette, ecco, le, nostre questo... ah, le nostre ali, le nostre ali sono dentro al sacchetto, sono qua. questa è proprio una selletta comodissima, sì. vi mostro come si indossa, come uno zaino e poi cosciali, ventrale, questa è anche la sequenza di aggancio che ci insegnano a scuola per non dimenticare nessuna di queste fasi che sono fondamentali e importantissime. Il centrale: questo va regolato poi certo. insieme a questo. E quindi quando voi volate, voli anche con in spalla quello. Sì. Ok, questo che. Okay. Quindi tu hai 12 kg, praticamente quando voli pesi 12 kg in più, <ride> quindi voglio dire c'è anche... Bisogna cioè considerarlo. Che bisogna no ecco stavo valutando sì. nell'idea di, di, di prendere bisogna il non appesantirsi e non essere troppo leggeri perché chiaramente la portanza per la legge della fisica, noi dobbiamo rientrare in un range, ogni vela ha un range di peso, ah, quindi okay. questo è importante. E qui abbiamo il paracadute d'emergenza. Sì si spera che sempre viene, di non dover aprire, aprire. Esatto, quindi questo... Sembra diciamo, gata così... È, è il base, poi sempre. qui dentro non ve la apro tutta per questione di spazio, però c'è la vela. Certo, e quindi diciamo che questa qua. è l'attrezzatura minima, ovviamente, minima. Eh, ma per chiunque voglia volare, per da chiunque. quello che ho capito, da, sì. da chi comincia ovviamente e ha già acquisito una certa padronanza. Sì. Questa è l'attrezzatura anche... di base. Ok, quindi eh, come costi? Tanto per aiutare un attimino il nostro... No, perché bisogna valutare anche certo. quello... Quando si intraprende uno sport insomma. è anche vero che chiaramente si deve considerare nell'insieme l'investimento certo. per cui partiamo più o meno dai 2000 euro tutto quanto comprensivo anche di radio sì eh, vabbè ho dentro comunque la, la radio con la quale si comunica sia con l'istruttore che con gli altri piloti che serve per restare sempre in sicurezza e, e si va in su a cifre anche sì. ma una volta acquistato quanto dura questa attrezzatura allora si misura in voli mm -hmm. Uh, si fanno delle revisioni, ogni due anni è consigliata poi a seconda di quanti voli si fanno durante l'anno. Per arrivare a fare il brevetto uh, i voli minimi da effettuare sono 30, sì. quindi noi abbiamo un registro voli nella quale, sulla quale segniamo i nostri voli ai 30 voli possiamo conseguire il brevetto Sì, e sono un po' che... come le ore di volo dei piloti bravissimo eh, con lo stesso... uguale, uguale. c'è un centro revisioni che ci controlla la porosità della nostra vela quindi lo spessore che è leggerissima è leggerissima e tiene su <ride> tiene ha tanti cordini mi piace non poterlo <ride> che... aprire ma l'avete visto nelle immagini di I prima i telespettatori l'avranno capito che io sono estremamente affascinata <ride> e nello <ride> stesso tempo spaventata perché ovviamente no l'idea di buttarti nel vuoto e. e... e è decollato sei decollata, No, ma tu stasera eri pronta a decollare anche con anche i pacchi? Con no, infatti ti ho visto la gonna. Una, questo è l'outfit che L'outfit so. è... ecco, ah, ecco no. A proposito, invece, eh, cosa ci si mette? Ecco. Perché questo è ovviamente l'attrezzatura, ma eh, come uno che va a correre, sì, ci sono le scarpe che sono fondamentali, ma c'è anche l'abbigliamento. Esatto. Non abbiamo un abbigliamento per i parapendisti, ma noi utilizziamo chiaramente il classico abbigliamento da trekking o per, eh, per andare a sciare d'inverno. L'importante è che siano manica lunga, pantalone lungo, scarponcino da trekking, da montagna e poi vabbè a secondo della stagione comunque la giacca antivento è sempre consigliata anche d'estate perché quando si fa quota comunque 2.000-3.000 metri di temperatura sì, è meglio coprirsi poi eh, si suda anche in questo sport perché anche se non si sta correndo ma l'energia mm. che si impiega nelle manovre è tanta quindi magari lì per lì non ci, non ci si rende conto, ma poi bisogna integrare molti liquidi con molti liquidi perché è impegnativo. Certo, eh, ma fate anche una preparazione fisica, atletica, oppure quella è demandata ad ognuno? Insomma? Allora, non è una regola, ma è buona norma. Mm -hmm. Quindi sì, è chiaramente consigliato camminare, correre, eh, fare stretching prima. Durante il corso, durante la scuola si fa perché si fanno dei campetti eh, dove si impara appunto a eh, diciamo coordinare tutti i vari movimenti, quindi controllare la vela nel modo corretto, perché è dove si impara il decollo e l'atterraggio, che sono le fasi più importanti, come per l'aereo, uguale. E, e quindi lì si, ci si allena molto. Certo, è però molto questo serve perché credo che comunque sì, ci voglia sempre una, una sì. risposta fisica notevole, proprio perché non sai che cosa incontri quando, quando sì. anche sali, ci, ci vuole anche... Come, no, beh, come per tutti gli sport, per tutti chiaramente, gli sport, chiaramente, sport chiaramente. È però eh, la cosa molto importante in questo sport è il self-control. Quindi la preparazione non solo fisica ma anche mentale, anche quindi di testa. parlavamo di yoga e attività di meditazione sono molto consigliate. Ah, servono anche sì. per fare parapendio? Sì. Ecco questo non l'avrei mai detto. Ecco. <ride> Beh, diciamo che avere un attacco di panico in volo non è il massimo, quindi riuscire ad arrivare a atterrare serenamente utilizzando le giuste manovre è importante, per cui avere il giusto equilibrio, infatti spesso si dice che siamo dei folli, siamo dei matti, ma no. No. Cioè, poi lo vedremo, c'è un equilibrio. Guarda, intanto sì. andiamo a risederci. E eh, volevo soltanto dire a Roberto, è eh, tosta eh, la, la signorina. Cioè, io ero convinta che fosse uno sono sport. Toste, eh? Sì, poi infatti vedremo. Perché eh, voi questa sera smonterete un'altra mia convinzione: che il parapendio sia appannaggio solo di uomini. Poi vedremo invece che ci sono queste donne, quelle che ci sono, vi Son danno del filo da cucere. Eh, vi Son fanno bravissime. arrabbiare, eh? ci fanno arrabbiare. Eh, immagino, immagino immagino. Allora, torniamo a Sandra, visto che abbiamo parlato ancora. Di fitoterapia, floriterapia. Sì. Eh, dacci qualche eh, informazione in linea anche a quello che eh, ci siamo detti poco fa? Ecco. Sì, eh, vabbè, sicuramente sono d'accordo con il discorso che non è il singolo che cura l'insieme, ma sicuramente è l'insieme che cura il singolo e ovviamente quando c'è una patologia eh, si devono seguire le cure farmacologiche e ovviamente le figure sanitarie. Ecco. Eh, ovviamente la fitoterapia ehm, è libera, tra virgolette, e di conseguenza è adatta a, a tutte le persone, quindi per fare un esempio, adesso siamo in inverno, fa molto freddo e quindi ovviamente... Eh, i disturbi più frequenti sono il raffreddore, il mal di gola e ovviamente cosa si fa? Magari o una persona lo fa in maniera preventiva e quindi prende un cucchiaino di propoli alla mattina appena sveglia o solitamente eh, si usano anche m, piante come le chinacea, la vitamina C, lo zinco, l'uncaria, l'astragalo e si assume sempre una pastiglia al mattino. Sono pastiglie, ecco ti stavo per chiedere, come si sì, assumono? Sì, sì ci sono o le tinture madri che sono comunque singole oppure ci sono delle, delle compresse in capsule liofilizzate, sì 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 e, e sono piante che sono ad uso ovviamente preventivo ma anche se c'è un piccolo mal di golo ovviamente perché se c'è già eh, una tonsillite grave con una febbre a 39 assolutamente bisogna andare dal medico e mh, fare la cura medica con l'antibiotico quello che serve ecco nessuno vuole dire che la fitoterapia cura tutti i mali, che i fiori di bac curano le, le malattie e tutto quanto ecco. e eh, per riagganciarci appunto al discorso ehm, le persone anche che si ammalano frequentemente, quindi hanno uh, spesso il raffreddore, il mal di gola eh, e mh, diciamo, non risolvono perché magari smettendo di prendere i, i fitoestratti a, di nuovo si ripresenta il problema, dovrebbero magari anche porre l'attenzione sempre, io non vorrei tornare sempre lì, però eh, mh, introduciamo cibo dalle 3 alle 5 volte al giorno, quindi è assolutamente fondamentale. Il cibo ci armonizza con eh, di riferimento quindi ehm, per tornare un po' al discorso degli abusi secondo me c'è un po' un abuso del cibo crudo perché c'è anche comunque l'ideologia crudista che il crudo siccome eh, preserva tutte le vitamine e i minerali quindi è la cosa che fa più bene di tutti diciamo se si può dire però se anche ai TG ovviamente consigliati dai migliori esperti in estate si dice che per mantenerci freschi bisogna consumare tanta acqua, tanta verdura cruda e tanta frutta cruda, si riconosce comunque un potere rinfrescante di questi cibi, quindi di controparte io non vedo davvero l'esigenza di mangiare adesso l'insalata che cresce naturalmente in estate, ma magari di più una zucca che ha bisogno di una cottura di 20-25 minuti, le verze, i cavoli che hanno anche... Proprietà. Verdure di stagione, Verdure cercare di, di tornare stagione. ai brava. cicli della stagione, brava. Perché, in modo che noi siamo innanzitutto alimenti che sono di questo periodo e non conservati, esatto. e, e poi hanno una loro ragione. Nel, Brava, hanno una loro ragione mm. naturale, visto che siamo in naturopatia. No? Eh, la grande distribuzione non ci aiuta ovviamente in no, questo, perché ci sono… Perché belle ci fragole sono adesso, bravissima. <ride> Bravissima, e quindi davvero non sappiamo, quindi magari il lavoro del naturopata è anche fornire al suo cliente una tabella con la frutta e la verdura che, che sono di stagione, oltre magari a consigliare, se è il caso, un fito estratto, un fiore di bac, certo. perché magari a livello simbolico questo raffreddamento certo. vuole dire che la persona ha bisogno di un po' di protezione, di un affetto magari che... Eh, gli mancano, quindi certo. eh, si guarda un po' tutte queste cose a, a 360 gradi. Ecco. Certo, e inoltre questo fatto di dover seguire la stagionalità ci dà anche la possibilità, magari la nutrizionista mi dirà che mi darà l'ok ok su questa cosa. Di cambiare spesso, perché eh. al, 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 almeno sappiamo, seguiamo la stagione, abbiamo la possibilità di cambiare le di verdure, godere. di godere di quelle magari di sapere anche queste cose, perché altrimenti uno non sa più esatto. quando. Ma tra l'altro siamo nel si... paese che ha più varietà di, di verdure al mondo, quindi insomma ci invidia anche tutto il mondo per, per il nostro cibo e quindi, quindi mi raccomando variate e verdura e frutta di stagione. Andiamo in attimo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Bene, torniamo a parlare del fegato con il professor Bruno eh, e affrontiamo il discorso delle epatiti. Sì, allora le faccio una rapida carrellata. Uh, le epatiti virali eh, sono delle malattie di origine virale e fondamentalmente riconosciamo virus eh, epatotropi maggiori, cioè virus che infettano selettivamente soltanto il fegato e virus epatici troppo minori quelli che a noi interessano maggiormente sono quelli che infettano selettivamente il fegato sicuramente di queste epatiti la più nota è l'epatite C perché in Italia anche l'Italia in questo caso è un triste primato nel senso che è il paese d'Europa con la più alta prevalenza di epatite C in Europa circa un milione un milione e mezzo di nostri connazionali sono effetti da questo e questo viene dal fatto che Tanti anni fa eh, nei vari paesi sapete, c'era coloro che facevano le punture con le siringhe di vetro che non erano un soggetto e venivano fatte bollire, oltre ovviamente ad alcune pratiche che, eh, eh, parenterali, cioè dove c'era la possibilità di trasmissione di sangue. Eh, L'altra epatite mh, che mh, diffusa in Italia è l'epatite B, anche se questa, la prevalenza di questa malattia... Ha, è stata abbattuta in modo notevole dalla vaccinazione perché l'Italia, invece questo è un primato positivo, dal 1992 ha iniziato, è stato uno dei primi paesi al mondo a iniziare la vaccinazione ai novinati. Uh -huh. E quindi questo ha abbattuto. E poi abbiamo invece queste due epatiti C e B, si trasmettono per contatti di sangue e per contatti sessuali, al contrario invece le due epatite che si trasmettono per via alimentare, che sono l'epatite A e l'epatite E. L'epatite E è una nuova epatite, perché era una epatite che era comune fino a pochi anni fa nel sud-est asiatico, adesso invece è, è presente anche da noi. E questo perché, per dire tecnicamente, è una zoonosi. Cosa vuol dire zoonosi? È un'infezione che può essere, può, può essere contratta sia dagli uomini che dagli animali. In particolare questa epatite E viene contratta dai maiali, Ritorno a quello che diceva la, neuro, la, la naturopata, eh, e ci sono stati degli, del, una serie di casi dovuti all'ingestione di carne di maiale poco cotto in Europa. Per esempio, c'è stata questa, forte, questa discreta epidemia eh, all'Oktoberfest all per via dell'assunzione dell di salsicce poco cotte, ma in generale. Il poco cotto, io sono un infettivologo, il poco cotto mi fa paura, il crudo mi fa molta più paura. E adesso sapete tutti che va di moda del sushi e sicuramente il sushi, e il pesce crudo, è un veicolo di trasmissione non dell'epatite A ma dell'epatite A, perché per esempio l'epatite A si trasmette con i frutti di mare, eh, contaminati ovviamente, e mh, si può trasmettere ovviamente con del cibo che non è igienicamente. Ovviamente tutelato da procedure come gli abbattitori che devono essere presenti in, in tutti i ristoranti. Uh, quindi, se mh, per l'epatite B e per l'epatite C, diciamo, eh, è un discorso quindi di trasmissione diverso, forse, anche cioè, forse è meno facile, eh, mi passi il termine, contrarre questa infezione certo. e per l'altra invece dobbiamo prestare un'attenzione particolare. Dice bene perché l'epatite C eh, è un virus che è stato scoperto nel 1990, quindi fa Faccio un esempio, immagino di tutte le trasfusioni fatte prima del 1990, certo. ovviamente non è possibile testarle. C'è cioè, da una cosa che in questo momento è disponibile in tutto il mondo, una nuova terapia per l'epatite C, che induce una guarigione superiore al 90%. Ah, Quindi diciamo certo. che abbiamo, abbiamo veramente questi farmaci, questi nuovi farmaci che sono dei farmaci che oserei dire miracolosi. Eh, che porta a una guarigione quasi totale invece per la B abbiamo sempre i farmaci molto efficaci che inducono un controllo dell'infezione non la guarigione ma un controllo dell'infezione e devono essere assunti per tutta la vita, però ovviamente sono stati fatti passi a giganti in considerazione certo. del fatto che prima erano delle, delle patologie da cui non si guariva. Invece adesso se tra l'altro c'è questa guarigione così alta col farmaco c'è la possibilità che un domani veramente anche l'infezione riduca perché se noi siamo più attenti ovviamente perché usiamo siringhe sterili Assolutamente. eccetera Assolutamente. e il virus regredisce questa è un'ottima notizia. Un'altra cosa che mi sento di dire agli spettatori perché ovviamente noi tutti viaggiamo sempre di più l'esotico, l'estero ci piace a tutti, andare in giro, esiste la, la possibilità di fare il vaccino all'epatite A, che è un vaccino assolutamente sicuro perché è un vaccino sintetico, per cui è importante vaccinarsi per l'epatite A veramente sì. molto molto importante e quindi mh, bisogna andare all'Asle e vedere anche i paesi in cui questo viene consigliato oppure questo, in allora, generale? allora ci cioè sono dei paesi in cui viene consigliato ci sono, io che lavoro dal polichlinico San Matteo nel reparto di malattie infettive c'è un ambulatorio dedicato al viaggio internazionale però io voglio questo è un consiglio che voglio dare a tutti cioè indipendentemente dal luogo anche perché la A la puoi contrarre anche qua eh, perché ovviamente se vai nel ristorante eh, che non usa quelle che sono le precauzioni che devono essere usate c'è questa possibilità, seppur uh, remota ma c'è questa possibilità, per cui sicuramente il vaccino per l'ITA è uno di quei vaccini che è importante fare. Altamente consigliato perché Altamente così insomma riusciamo a tutelarci un po' su... Non dico tutte le patite, perché la E è meno controllata, Però, insomma, se li siamo vaccinate, le altre due comunque sono già più controllate. Assolutamente. Insomma, Assolutamente. rispetto a 20 o 30 anni fa. La situazione è. Insomma, sorridiamo. Quindi dobbiamo stare al attenti almeno per questo. Eh. Il problema degli anni a venire eh, sicuramente sarà il problema del fegato grasso, mm. che come abbiamo detto prima, un problema comportamentale. Sì. Sicuramente, le epatiti rivesteranno un ruolo minore eh, al netto del fatto che magari ci sarà un nuovo virus. Eh, ma certo, no. ovviamente, però, ovviamente. Però sicuramente in questo momento abbiamo sotto controllo una serie di patologie che prima erano mortali perché eh, vorrei ricordare che l'esito finale eh, di una malattia di fegato è la cirrosi epatica e quindi poi la possibilità di, di avere un tumore del fegato eh, o la morte dovuta all'insufficienza epatica. Quindi sicuramente lo scenario è cambiato negli ultimi anni. Molto bene, questa è una notizia positiva direi per i nostri spettatori. Dottoressa, invece io direi di andare adesso alla nostra bancarella dove abbiamo qualche prodotto, quello magari di cui non abbiamo ancora parlato, che diciamo fa bene okay. al, nostro, al nostro fegato. Okay. Prego, andiamo. andiamo un po'. Eccoci allora, allora, che cosa abbiamo? Abbiamo allora, i carciofi. carciofi, i carciofi l'ho imparato, eh? <ride> l'ho imparato anch'io. Okay. Sì, allora, sempre in ottica di prevenzione, ok? Sì. Quindi il carciofo è importante perché contiene la cinarina, mm -hmm. mh, quindi un, ha un effetto eh, depurativo, eh, riduce... In ottica di prevenzione sempre i livelli di colesterolo cattivo e aumenta la secrezione di bile per evitare i casi di stipsi. Poi abbiamo quando si dice una mela al giorno, no? Leva il medico di torno. Mm. Ecco, la mela è proprio non per levare il medico di torno assolutamente, <ride> ma per prevenire una mela ben lavata con la buccia. Arrischiamo con la buccia un attimino, però è il vero e proprio salvavit. Salva fegato perché riduce l'accumularsi dei grassi. Eh, il limone, l'abbiamo già visto nella clip: eh, vitamina C, quindi un antiossidante per eccellenza e rigenerante delle cellule epatiche. Non abbondiamo perché, se, soffiamo, se soffriamo per esempio di reflusso gastroesofageo, inizia a diventare un problema. Poi abbiamo l'orzo: ecco, l'orzo è un emoliente lenitivo del fegato. Poi possiamo, abbiamo, avevo visto ecco, i legumi: l'importanza dei legumi di cui sì. abbiamo detto prima che sono ricchi di zuccheri complessi quindi a lento assorbimento. E io mi butterei subito sull'acqua, eh, almeno ma. due litri di acqua al giorno: acqua, acqua, acqua. Acqua ehm, spesso i miei pazienti mi dicono: io arrivo a sera e non mi accorgo nemmeno di avere sete. No, acqua anche senza lo stimolo della sete, perché quando abbiamo lo stimolo è già troppo tardi. Quindi acqua, 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 sforzarsi di bere acqua un, acqua, litro, acqua. E mezzo, un litro e mezzo due, due. acqua, acqua, acqua. E Quindi... Quali acque? Mh, naturali, qui abbiamo allora, una naturale e una invece. Io di solito consiglio un'acqua naturale. naturale, però l'importante mm -hmm. è, è bere, naturale. l'importante È bere bere, ecco. bere per idratarsi, anche eh, insomma, se c'è un malessere a livello del fegato lo vediamo anche dall'incarnato, no? Che diventa un po', mi conferma il dottore Ingiallito, mh? se abbiamo una patologia a livello del fegato le unghie diventano più deboli, i capelli, mentre un fegato insomma sano mh, eh, permette anche un incarnato migliore, ecco, ma certo. al di là, là dell'incarnato, ecco, la fisiologia che deve funzionare è il fegato che deve eh, essere messo nelle condizioni di non funzionare al massimo, di non essere come una macchina con l'acceleratore sempre premuto, ecco, e quindi L'acqua è l'alimento, come tanto. il professore più importante. Sì, 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 Invece, qua abbiamo, abbiamo messo anche il vino perché il uno nostro... cattivo dovevamo uh, 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 metterlo ecco, quindi qua sì. dietro c'è il vino. Abbiamo eh, detto non è che vi stiamo dicendo di non, di non bere un bicchiere ma, ma quando bello. uscite con i vostri amici. La, 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 però moderiamo la gradazione, gradazione. stiamo eh. negli standard che abbiamo detto prima. Eh, Cos'altro dire? Ci sono dei semi che comunque mh, abbiamo eh, i semi di Kia? Danno forza e ehm, rafforzano anche tutto quello che è il sistema immunitario, i semi di lino ehm, per i fenomeni di stipsi. Ecco. E poi abbiamo lo, lo yogurt, eh, ma lo yogurt va più ad agire a livello intestinale più che a livello certo, di, di certo. fegato perché è un po' più ricco di grassi. Ecco. E certo. il pane qui abbiamo del pane bianco, sarebbe preferibile eh, integrale. integrale, noi l'abbiamo messo apposta bianco certo. per dire che lo vogliamo integrale. Un consiglio sì. di una ricettina, magari mm -hmm. con i cartoni. Perché il carciofo che è mm -hmm. molto buono, però al di là dell'insalata che però è a crudo, eh? <ride> come lo consumiamo il car allora, carciofo? l'ideale la zuppa lo cuociamo? Zuppa. Ok, cuociamo il carciofo, carota, zenzero, ok? E, sì, orzo, zenzero, e se vogliamo possiamo aggiungere 50-60 grammi di orzo, però eh, attenzione, il, il programma alimentare che viene dato ad una persona per prevenire eh, se eh, vediamo dei livelli di trigliceridi o di colesterolo un pochino mossi, deve essere personalizzato al paziente, questo certo. fa la differenza certo. ehm, poi lo vedremo meglio con il professore, sia che si consumi eh, carne, che ora qui eh, non, non l'abbiamo messa, perché, oppure pesce che è ricco di omega ehm, le quantità vanno comunque sempre personalizzate certo. eh, rispetto a chi, abbiamo, a chi abbiamo davanti certo, ecco. questo è molto importante sì, 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 perché fai da te ehm, sì, sì, sì. evitiamolo, perché poi rischiamo solo di fare esatto. più danni che, che altro, però mi raccomando questo non deve mancare sulla vostra cucina una bella zuppa con i carciofi che tra l'altro aiuta, abbiamo detto, fa bene anche al cuore eh, quindi abbiamo scoperto anche questa cosa molto molto importante bene allora io adesso invece tornerei a parlare con Lucia perché io sono stata impressionata dal modo in cui si è imbragata e quindi eh, no, mi incuriosiva questo discorso delle donne che fanno uno sport eh, così particolare e che forse fino a qualche anno fa era più appannaggio maschile, forse com'è la situazione? Allora, attualmente il nostro club è composto da 80 soci, di questi 80 soci 10 sono donne. È un bel numero. Una bella quota rosa, è una bella quota rosa. <ride> Sicuramente negli anni è aumentato e anche adesso sono molte di più le donne che si avvicinano sono incuriosite e, e iniziano a praticarlo, quindi sì, sono molte coraggiose di tutte le età, quindi da ragazze a signore, anzi proprio di recente eh, la mamma di un amico mi ha chiesto di fare per l'ennesima volta un, un volo in biposto, quindi eh, l'interesse è tanto, abbiamo anche avuto l'onore di avere tra noi una signora di 70 anni che si è iscritta al corso, il suo sogno era di volare da sola, è arrivata a fare il suo primo volo da sola e ha smesso. Ha ah, realizzato ecco. il suo sogno, era contenta e, e ha lasciato le sue ali diciamo Ma perché? Perché volete, perché volete volare? Cioè, perché, cosa spinge? <ride> eh, cosa ti spinge? Come mai ti viene voglia di dire: Ok, io adesso invece di andare a fare aerobica eh, o zumba, io vado a fare invece il brevetto, un corso che è sicuramente molto impegnativo, io credo, per volare? Ecco, per rispondere a questa domanda, ti racconto una, eh, una cosa piccolissima. Eh, io mi sono iscritta nel 2015 e con grande sorpresa ho visto che c'erano tante donne. Io le vedevo, ho sempre sognato di volare, fin da bambina, e avevo provato anche a entrare in aeronautica ai 18 anni e quindi diciamo che il cielo già lo seguivo da parecchio tempo. Non avevo pensato al parapendio perché non lo conoscevo, quindi l'ho scoperto per caso girando nelle nostre colline nell'oltrepo e ho visto chi lo praticava e me ne sono innamorata, quindi appena c'è stata poi l'occasione mi sono iscritta. Ehm, dopo aver conosciuto tutte queste donne che praticavano, mi sono chiesta: Ma anch'io mi sono fatta la stessa domanda. Dicevo: Ma guarda, non ci avevo mai pensato, eppure mi si sta aprendo un mondo <ride> che proprio non, non immaginavo. Eh, io sono fotografa e quindi la creatività mi porta spesso ad immaginare un po' dei progetti da realizzare e, e ho pensato: ma Dato che adesso ho testato e ho visto quanta fatica ci vuole per arrivare a realizzare questo sogno, che è quello di volare, perché è faticoso, è impegnativo, de devi essere sempre disponibile, e devi essere costante perché è facile regredire e quindi, eh, più sei costante, prima impari, più sei sicuro e quindi, voli in sicurezza, per cui riduci anche il tasso di rischio che è legato inevitabilmente a questo sport. E eh, iniziando a parlare con le altre ragazze, facendo degli scatti, hanno iniziato anche a raccontarmi un po' di loro e di come avevano iniziato. E tutti abbiamo la nostra storia, mm. per cui è bello perché c'è stato chi ha iniziato perché il marito ha iniziato, e quindi lo accompagnavano, e a furia certo. di accompagnarlo, poi inevitabilmente Hai si hanno prov provato. Sono, e... han provato. C'è chi proprio perché l'ex l'ha lasciato marito. ha detto adesso volo io. Oppure chi proprio è affascinato dal mondo del volo. Eh, insomma, imparare a conoscerlo ha fatto sì che ti facesse rendere conto che non è così impossibile. Perché sì. davvero tutti possiamo volare. Ecco, infatti A me no, sì. colpisce sempre molto quando tanti sono affascinati e restano increduli. Io dico oh mamma, cosa fai! Ma io dico veramente: guardate, che è per tutti: infatti. Anche di recente abbiamo avuto un grande riconoscimento da parte di Isa Maggi, che è una persona che saluto e ringrazio per tutto quello che fa. Eh, ci ha riconosciuto con un premio che si chiama Donne che ce l'hanno fatta. Mm. E. Eh, Onorate di questo premio, ma dall'altra parte ci chiediamo anche: ma cosa stiamo facendo di speciale? È una cosa davvero che possono fare tutti. Sì, perché ma forse un non c'è anche ecco, forse sì. la percezione, ripeto, che sia uno sport, forse si pensa soltanto al rischio. Eh, sì. Senza invece pensare che come tutte un po' le attività, lo dicevamo anche prima fuori onda, come tutte le attività, insomma, necessita di una preparazione dell'uso di attenzione della testa, perché della testa. questo. O olistico anche in questo senso, cioè sì. dobbiamo usare anche la nostra testa. E una volta che impariamo, poi tutto sommato si può fare tutto. È ovvio che c'è più rischio a volare Bisogna che non andare presente. a fare una passeggiata, però tutto sommato Bisogna è una cosa presente. fattibile per uomini sì. per donne. Giovani, giovani e meno giovani, perché mi dicevi di un signore. Il di... signore è un nostro caro amico che vola e ha 84 ecco, anni, ecco. mentre il pilota più anziano in Italia ne ha 90. Ecco, quindi è insomma rischierà. Però a quel punto, <ride> ecco, sicuramente questi nonni volanti. Sì, non, è, non è uno sport da fatica. Eh? Certo, sì, più. Una volta... è più di tecnica, probabilmente. Di tecnica, eh, è è poi... Di tecnica, perché poi certo. molto spesso c'è chi è appassionato come noi a raggiungere il decollo. A piedi e ti conquisti la vetta e poi scendi in volo. C'è chi usa la navetta, usa il pulmino, usa la funivia, e dunque scende, apre la vela, eh, ed, è ed, è fatta. ed è fatta, si ah, va ecco. in volo. Ecco. Sembra così semplice. <ride> allora, invece, uno sport per cui ci vuole forse più preparazione fisica, ma altrettanto fegato e anche un po' di follia, è invece quello della nostra clip, ovvero l'ice climbing. L'arrampicata su ghiaccio è una disciplina derivante dall'alpinismo e dall'arrampicata. Consiste nell'arrampicarsi con l'aiuto fondamentale di piccozze e ramponi e con l'uso di altri materiali sulle formazioni ghiacciate sia in alta montagna o sulle cascate di ghiaccio in media montagna. L'arrampicata su ghiaccio prevede che lo scalatore affronti la parete faccia a monte e che si innalzi piantando alternativamente una delle due piccozze impugnate e infliggendo nel ghiaccio le punte frontali dei ramponi. La tecnica fondamentale è nota come front pointing e si basa su quattro elementi. Puntare i ramponi, proseguire con gli attrezzi, le piccozze tecniche, trovare la posizione di equilibrio del corpo e terminare il movimento con la fase di trasferimento del peso. Per poter realizzare con successo questi movimenti serve agilità, equilibrio e una buona dose di coordinazione. Inoltre ogni movimento deve iniziare e finire con la posizione a triangolo. Il centro della massa dell'alpinista, ciò che mantiene stabili le prese con i ramponi e con le piccozze, deve essere il punto centrale di un triangolo formato dai piedi, base e dalle braccia punta Bene, bentornati in studio, qui Sandra sta preparando Stefano eh, perché naturopatia è anche eh, trattamento ovviamente trattamento listici. listico e anche la coccola. Io la vivo così, anche se forse quello che farai adesso non è propriamente una coccola eh, perché un adesso un po', un po' è un po'. Po e un po' bene. Adesso che massaggio farai a Stefano? Allora, una, sicuramente c'è da, da chiarire un attimo il punto della parola massaggio. Il massaggio è una parola che è di pertinenza medico-sanitaria e anche estetica. Quindi eh, tutti i naturopati o comunque gli operatori olistici chiamano i loro trattamenti olistici e non massaggi, ok? Ah, okay. Perché c'è un po' questa. Quindi è un olistico decontratturante. Esatto, okay. questo nello specifico è un decontratturante che è un trattamento indicato per gli sportivi ma anche per tutte quelle persone che comunque hanno delle tensioni muscolari che possono essere dovute semplicemente alle posture. Quindi tendiamo un pochino tutti ad accasciarci, chi lavora in ufficio crea un pochino la gobba ehm, e quindi m, sicuramente va a caricare inconsciamente, anche se sembra una posizione comoda, a lungo andare va a, a, a creare della, delle tensioni nel corpo. No? Certo. È adatto un po' a tutti, anche a chi piace un trattamento un po' più vigoroso, perché ci sono tante persone a cui non piacciono i trattamenti rilassanti, esatto. es anzi, si innervosiscono. Cioè, boh, allora io ti lascio lavorare, intanto okay. mi, mi siedo e tu spiegaci un po'. Ecco. Va bene. Allora, scusate le posizioni, eh, io solitamente in studio scaldo l'olio, in questo caso utilizzo olio di sesamo come eh, olio base e vado comunque nel trattamento olistico si tratta bene tutta la schiena ma anche le gambe. A differenza appunto di un trattamento eh, magari mh, sanitario in cui si va dal fisioterapista per dei dolori che mh, se sono al trapezio appunto mh, il fisioterapista solitamente tratta quella zona, nell'olistico comunque si tratta un po' tutto, perché eh, il nostro scopo è anche quello di infondere una sensazione di benessere e di rilassare in generale tutto il corpo, perché che cos'è poi la contrattura? È un eccesso di tensione. Quindi comunque io alterno manovre rilassanti a manovre magari un pochino più Forti che vanno un po' in primis ad ascoltare i muscoli. E se si trovano contratture, che le contratture che cosa sono? Eh, possiamo immaginarle come dei nocciolini, o comunque eh, nei casi un po' più magari più dolorosi interessa completamente tutto il muscolo e quindi diventa un po' ipertrofico, diventa duro tutto il muscolo, quindi si chiama banda tesa. E, eh, la contrattura è una rigidità che eh, va un po' a impedire la circolazione e crea dolore, crea fastidio. A volte crea anche delle limitazioni nei, nei movimenti, perché poi a lungo andare, quando una zona è dolente acquisiamo una posizione antalgica che a lungo andare crea ulteriori problemi. Io eh, la, la, la persona la metto sempre in questa posizione, adesso per questioni di tempo non vado anche a posizionare bene le gambe, è tutto, però già da qua vedo se la persona è asimmetrica e quindi magari ha un dorsale più sviluppato dell'altro, che comunque può essere anche dovuto al fatto che magari uno usa un po' più la destra che la sinistra, o magari proprio perché ci sono delle, delle contratture. È un trattamento che dura 50 minuti, quindi è davvero una, una coccola. Se sì, quindi noi oggi proprio lo condensiamo, nel senso sì. che un decimo, ecco sì. proprio. E ogni quanto lo, lo si può fare questo trattamento? Beh, quando ci sono delle contratture si inizia un percorso. Sicuramente si consiglia un trattamento a settimana per sei settimane e poi si può allungare la frequenza, magari ogni 15 giorni o ogni tre settimane. Ecco. Volevo fare anche un esempio per far capire come la naturopatia si applica anche nelle piccole cose o comunque anche ai trattamenti olistici, portando in esempio una mia nuova cliente che è una ragazza che ha 30 anni che si è presentata in studio per un problema di contratture proprio di questa zona, dei trapezzi. Eh, erano due veri e propri pugni. E, Insomma, in naturopatia si fa comunque un colloquio per capire anche le cause di un problema, no? Quindi, se lei mi ha raccontato di aver fatto comunque delle lastre, che non ha problematiche osseo-articolari, quindi eh, abbiamo valutato appunto di fare insieme un percorso eh, decontratturante. Uh, mentre comunque la trattavo ho notato che aveva due scalini in questa zona e vabbè, essendo una donna ho capito che era dato dal reggiseno il problema no? e uh, le ho consigliato quindi cioè, la naturopata ti dà anche dei compiti a casa poi da fare perché è vero che facciamo sicuramente uh, il trattamento e questo ti dà beneficio perché va a allentare le tensioni muscolari però se la persona si rende anche partecipe della sua autoguarigione, ehm, insomma, sicuramente si ottengono risultati migliori e anche in minor tempo. No? E quindi le ho consigliato di eh, magari andare al lavoro, che sono le ore in cui si indossa maggiormente il regiseno, con un regiseno sportivo che ha un intreccio, no? che non va a chiudere e a caricare ancora di più la, questa grossa contrattura che aveva lei, ma anzi che un pochino la va a, a trattare e le va a aprire comunque un pochino le spalle. No? In più le ho consigliato due compressine omeopatiche di Arnica che ha acquistato in farmacia. E le ho consigliato anche un esercizio da fare ogni giorno quando torna a casa dal lavoro, che va ad allungare tutta la catena posteriore, a correggere un po' la postura perché è in apertura e quindi va anche a distendere tutta la zona delle scapole. e che va sicuramente anche a scaricare lo stress, le sto insegnando anche la respirazione diaframmatica. Sì, eh. quindi è totale, cioè quindi non è solo quello che fai tu, ma quello che fa casa, un aiuto esatto. diciamo in, in quello che assume, eccetera. Esatto, l'altro ieri è tornata e anziché avere due pugni qui erano già due noci. Eh, ed quindi, era molto contenta perché aiuta. aveva anche già meno dolore. Bene, Questo abbiamo detto è solamente un piccolissimo esempio che sì. purtroppo con i tempi strettissimi della televisione non riusciamo a far godere a Stefano ancora di questo splendido massaggio, ma poi ne faremo un altro giusto? Sì. ci farai perché... Quello giusto? della buonanotte. Quello della buonanotte, ecco, quindi questo è, eh, quindi boh, lo perdiamo completamente. <ride> beh, bene, intanto che Sandra continua a massaggiare, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Bentornate alle regole dello star bene. Stiamo parlando di fegato, abbiamo parlato di epatiti, direi ora di parlare, professore, di fegato grasso. Ma questo è sicuramente un argomento estremamente importante: anche perché eh, le persone che vengono sottoposte ad un'ancorfia epatica per le più disperate cause spesso nel referto trovano ehm, la parola steatosi epatica. Eh, la steatosi epatica non è altro che un termine che indica che il fegato è grasso il fegato diventa grasso per tanti motivi nel senso che spesso la reazione del fegato, il fegato diventa grasso per qualsiasi tipo di insulto può essere un insulto di tipo alimentare, può essere un insulto di tipo tossico quindi farmaci o altro può essere un insulto di tipo alcolico eh, esistono, do, per far chiarezza, situazioni diverse esiste la steatosi epatica il termine in inglese è NAFLD, che vuol dire ehm, non alcoholic fatty liver disease, e, e poi invece il fegato steatosico dato dall'alcol. Okay. Esiste il fegato grasso che non induce un momento le transaminasi, le transaminasi sono degli enzimi che sono nel nostro fegato, che si trovano poi in, eh, quando noi facciamo gli esami del sangue, si trovano in circolo perché le cellule epatiche si rompono e fuoriescono questi enzimi. E quindi esistono un fegato grasso senza aumento delle transaminasi e invece un fegato grasso con aumento delle transaminasi. In quel caso parliamo di steatoepatite. E ovviamente fino a qualche anno fa eh, noi medici davanti a un fegato grasso, non con epatite, eravamo un pochino, come dire, non ci preoccupavamo tanto. Adesso invece i dati della letteratura fanno vedere come chi, coloro che hanno un fegato grasso, sono maggiormente proni a sviluppare malattie cardiovascolari, uh -huh. per esempio. Invece, coloro che hanno una steatoepatite, ossia un aumento delle transaminasi dovute al fegato grasso, sono pazienti che devono essere sottoposti a controlli periodici. Eh, non voglio fare assolutamente terrorismo e allarmismo, ma in questo momento negli Stati Uniti l'epatite eh, da fegato grasso. Può, si è visto che può indurre il tumore del fegato ed è diventata la prima causa di trapianto epatico, l'epatocarcinoma da fegato grasso, rispetto invece alla cirrosi di epatite C che qualche anno fa deteneva il primato. Questo perché adesso ci sono questi farmaci, come dicevo certo. prima, che guariscono l'epatite C. Quindi il fegato grasso è sicuramente una cosa da tenere sotto controllo: riconosce, come dicevo, varie aziologie tra cui la cattiva alimentazione e l'alcol bisogna preoccuparsi quando una persona ha il fegato grasso, ma anche contestualmente all'aumento delle transaminasi. Ma come facciamo a accorgerci di questo fegato? Qual allora, è il sintomo? Il fegato... ecco. no, allora, il problema è che il sintomo non c'è. Eh. Il, il sintomo non c'è, però c'è una categoria di pazienti che devono essere sottoposti a ecografia epatica e in questo modo facciamo la diagnosi di fegato grasso, che sono fondamentalmente le persone che o abusano di alcolici, cioè o hanno il diabete o hanno quelli che sono i valori dei lipidi assolutamente elevati, colesterolo, trigliceridi, ovviamente questi pazienti sono maggiormente proni a sviluppare un fegato grasso. Cioè, devi una cosa, che ci sono dei pazienti invece che sono assolutamente normopeso, che hanno il colesterolo normale e che nonostante questo possono sviluppare un fegato grasso, perché ci sono tutta una serie di meccanismi assolutamente complessi che sottendono poi alla produzione di grasso nel fegato. Sono problemi enzimatici, sono problemi di varia natura, ma in ogni caso le categorie maggiormente a rischio sono coloro che hanno un profilo lipidico alterato, unitamente magari a un abuso del consumo di alcol. Quindi ci si rende conto perché già si fanno dei controlli, uh -huh. mentre su quelli mi diceva asintomatici diventa più difficile, però diventa, in quel ma, caso. Normalmente il fegato grasso difficilmente eh, eh, non, è, non dà nessun tipo di sintomo. Riscontro spesso è occasionale, ma questo è un invito a, alla, sia a, a coloro che ci vedono ma anche ai, ai medici di medicina generale che devono far sottoporre i, i loro pazienti che hanno questo tipo di patologia, ad ecografie periodiche in modo da verificare se, se è il fegato grasso, oppure tutti i pazienti che arrivano fanno i più svariati controlli, no? sono un controllo degli esami ematochimici periodico piuttosto che una, dei controlli pre-ricovero per un intervento chirurgico, allora quando le transaminasi si sono elevate ovviamente diventa fondamentale fare un'ecografia del fegato unitamente ai marker dell'epatite, sì. quindi spesso una percentuale molto alta di casi riscontra occasionale. Ma che cosa bisogna fare quando uno si accorge quindi, di avere fegato grasso, qual è la cura in questo caso? Allora, la cura principale per il fegato grasso ovviamente se l'eziologia è nota, ossia l'abuso di alcol, bisogna togliere l'alcol. Uh -huh. Se il profilo lipidico è alto ovviamente bisogna correggere il colesterol trigliceridi. ma un, una terapia che va bene per tutto, ovviamente al netto del fatto che uno corregge questi errori di cui parlavamo, è l'attività fisica, perché si è visto che l'attività fisica migliora nettamente, fa diminuire la quantità di grasso nel fegato. Quindi sicuramente eh, l'attività fisica eh, diventa fondamentale. Che ha quindi un valore sia preventivo ah, e curativo che, in cura caso. che curativo. Coloro che fanno un'attività fisica, per l'attività fisica si intende un'attività medio moderata, non vuol dire che io devo andare a fare eh, la corsa, la maratona, eh, maratona certo. mezz'ora di attività fisica al giorno. Sicuramente migliora quella che è la epatica senza ombre di dubbio. E quindi possiamo intervenire. Uh -huh. eh... Noi non siamo nati, non siamo stati programmati, la non ci ha fatto per correre, perché correre può creare problemi alle articolazioni, può creare problemi al cuore, può creare, tante, può creare tanti problemi. L'importante è fare un'attività medio-moderata che aumenta la frequenza cardiaca, eh, senza esagerare, quindi quello che è sicuramente. Eh, L'ideale è la camminata veloce, sì. che è molto meglio della corsa, ma anche questo, anche negli sportivi, anche in coloro che vogliono fare, vogliono fare delle attività. Eh, di qualsiasi tipo, che va dal parapendio alla, al tennis allo sci, sicuramente nell'allenamento nell più che la corsa, la camminata veloce, sicuramente consigliabile sia per la tutela dell'apparato cardiovascolare, sia come dicevo per il fegato. Sì, muoversi in sintesi, perché sì. come non siamo fatti per correre, non siamo fatti neanche per stare seduti tutto il giorno no. in una posizione no. che non è la nostra. Insomma, no. poi no. ci vengono le contratture e poi dobbiamo andare dobbiamo dalla andare, naturopata. No. Okay. Eh, dottoressa invece vediamo l'alimentazione mi diceva che però giustamente bisogna stare attenti eccetera però ci sono anche un po' dei miti da sfatare quali sono questi? Sì, più che miti facciamo un pochino di, di chiarezza, di chiarezza. Eh, mi, mi allineo a quello che diceva il, il professore quando il quadro lipidico dei trigliceridi è, è alterato il medico di medicina generale ancora prima di sottoporre il paziente a degli esami specifici via toglie tutto toglie le uova, toglie il saluto so, per non sapere leggere e scrivere lui toglie tutto allora, in realtà ci vuole, mh, ripeto di nuovo, una moderazione in quello che facciamo, in quello che assumiamo e una personalizzazione. Per quanto riguarda il colesterolo... Ehm, per esempio viene eliminata la carne, ma noi del colesterolo ne assorbiamo, dell'alimento ne assorbiamo dall'8 al 10%. Per esempio prendiamo il vitello o il manzo, loro per 100 grammi hanno 75 mg di colesterolo, ecco noi ne assorbiamo tra virgolette solo, l'8 al 10%, del pollo il 62%, eh, scusate del pollo ci sono 60 mg, ne, ne assorbiamo il 10%, del tacchino 50 mg. Quindi la quantità se noi scegliamo dei tagli magri di carne che assumiamo e non... Eh non eh, abusiamo durante la settimana quindi non più di due volte a settimana possiamo assumerla certo eh, non dobbiamo avere un quadro lipidico fuori dal, insomma, certo. dalle orbite e eh, un altro mito sono le uova mh, che vengono spesso tolte certo. eh, eh, allora eh, se abbiamo dei problemi alle colecisti eh, devono essere assolutamente eliminati come se ci sono dei problemi allergici assolutamente ma eh, l'uovo è un alimento che contiene Um, il colesterolo. Um Buono eh, e lo contiene soprattutto nell'albume, mm. eh, la maggior parte del colesterolo è contenuto nel tuorlo, quindi semplicemente possiamo mangiare l'albume al posto del tuorlo. E in più è eh, fonte di proteine nobili, ehm, acido folico, vitamina A, B6 e B12. Quindi sempre nella moderazione eh, due uova a settimana se non abbiamo gli esami eccessivamente sbagliati, possiamo, possiamo anzi, ci fanno bene probabilmente. Es sì. eh. E eh, Un'ultimissima un cosa, colesterolo non è uguale a grasso. Allora, se noi prendiamo il vitello e il manzo, per esempio, eh, che hanno lo stessi, gli stessi milligrammi, come abbiamo detto prima, di colesterolo, però il vitello è più magro del, del manzo ha eh, 2,7% di grassi, quindi circa la metà. Ecco, quindi colesterolo non è, non è uguale a grasso. Quindi ehm, mi sento di dire di personalizzare allora, eh, rivolgersi eh, a tutti gli Certamente, specialisti medici del caso e avere una personalizzazione del proprio programma alimentare ehm, e eh, della propria attività fisica, anche se si inizia a vedere un piccolo, eh, una piccola fuoriuscita dei range degli esami, perché è, è importante per insomma, prevenire, prevenire e intervenire subito. Esatto. Inoltre, il colesterolo cattivo è asintomatico, cioè non ce ne rendiamo conto finché. Posso... Non facciamo gli esami. Voglio sottolineare adesso... una cosa per quanto riguarda i, i miti da sfatare. Sì. Eh, uno riguarda gli alcolici. Spesso quando si accolgono i pazienti in ambulatorio e chiede lei beve alcolici, io no, no, assolutamente no, bevo solo vino. <ride> sì. eh, e quindi come se il vino non fosse, quindi in alcune persone eh, eh, ovviamente non intendo che il vino è un alcolico, ma pensano che su, fanno male solo i super alcolici. Quindi questo bisogna dirlo. Tra le altre cose, una domanda che viene fatta costantemente, dici, Ma è vero che il caffè fa male al fegato? Invece no, il caffè fa molto bene al fegato, ma non solo al fegato, fa bene a tante cose. Eh, ci sono una serie di studi che dimostrano come un consumo di caffè, anche superiore a tre tazzine al giorno, migliora la sopravvivenza in ogni caso, mm. per qualsiasi tipo di patologia, quindi questo è importante. Tra l'uovo, che è un'altra cosa da sfatare, un'altra cosa, non so per quale motivo, un'altra cosa è l'arancio. L'arancia eh, spesso dicono, no, ma la sera può. Posso mangiare un'arancia? E perché pensano che l'arancia, alcune persone, specie anziane, okay. pensano possa essere un, un cibo che è assolutamente pesante poco digeribile per il fegato. Ritorniamo prima alla frutta, la frutta di stagione sicuramente va privilegiata, come okay. giustamente dicevano, dicevano prima: la frutta di stagione e qualsiasi è la verdura di stagione va privilegiata rispetto ovviamente a tutto il resto, sta di fatto che questi sono dei falsi miti che spesso condizionano gli alimenti. Un'altra cosa importante è questo ovviamente. Queste sono credenze popolari, il mangiare in bianco come se il mangiare in bianco possa essere risolutivo. È chiaro che c'è qualcuno che arriva col colesterolo alto e dice, ma guarda, io mangio soltanto riso e mozzarella, se c'è una cosa che ti contiene un la colesterolo, mozzarella. questa è la mozzarella. Esatto. Quindi il, il colore bianco non corrisponde a un qualcosa vale. di sano. Okay. E quindi questo, questo è molto molto importante perché ovviamente nella moltitudine delle persone che ovviamente si affacciano a quelle che sono quella che è la cultura dell'alimento della, dell sano, spesso il bianco viene considerato. Qualcosa di sano invece che è assolutamente sano, non eh, è anche so. questo è molto importante. Sì. Sì, 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 quindi sì. mi raccomando. Allora, sul quadernetto, quindi recuperiamo le arance, recuperiamo il caffè, recuperiamo mm. le uova, recuperiamo la carne, ovviamente sempre con moderazione in base a quelle che sono le vostre condizioni fisiche. Questo eh, di sicuro. Io volevo tornare ancora, però, un attimino prima dell'ultimo massaggio che ero molto incuriosita, ma volevo tornare un attimo a parlare di parapendio perché, in effetti, noi abbiamo eh, un po' accennato, però abbiamo parlato molto della fisicità, dell'attrezzatura, eccetera. In realtà, eh, quando tu ti trovi Roberto, eh, nel cielo, okay. da solo col tuo parapendio, che cosa, che cosa provi? Che cosa te la godo tutta? Te la, <ride> te la godi tutta? È una sensazione strana ed è molto difficile spiegarlo. Um, è come vedere un filmato, un filmato è un filmato, la sensazione la provi sul posto. Dunque, quando sei su un bel tramonto che lo stai vivendo in volo o che pur stai salendo in termica e hai sotto di te una poiana che sta salendo sopra con te e noi da stare la, la guardiamo, che lei sale assieme a noi e vedi il movimento delle ali, delle penne, come le muove, impara a volare da loro. No? È tutta una sensazione stranissima. Io ho avuto l'occasione di volare il mese di luglio ad Assisi, giornata con vento forte, ma come le dicevo, a me piace il vento forte. Sono uscito in volo e uh, dopo un'ora di volo sono arrivato su Assisi. E ho vissuto il tramonto sopra la città di Assisi in volo. Non riesco a spiegarglielo. È una, sensazione bellissima. È una sensazione bellissima. Siamo un po' tutti malati di, di, di queste cose. E la la, 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 la nostre mattinata inizia con guardare le nostre stazioni che abbiamo posizionato su tutte le montagne per sapere la direzione del vento. Appena usciamo, se è il vento le piante, come si muovono le foglie, come si muovono le bandiere dei benzinai, cioè diventa un, una roba tutta stranissima. E poi io stesso, che come professione faccio l'idraulico, io vado in giro col furgone con la vela sul sedile. Dunque a mezzogiorno, se le condizioni sono perfette. Non mangio e vado in volo. Ah, proprio eh, quindi c'è anche, eh, anche una quotidianità, quindi esatto. in questa. E questo, la quotidianità e il volare spesso ti porta ad essere più sicuro, più tranquillo di affrontare il volo in maniera diversa e molto spesso quando le condizioni lo permettono, noi abbiamo un decollo e un atterraggio. Il decollo di solito sono molto piccoli, ci sta una o due vele, mentre gli atterraggi sono dei campi. Grossi, perché l'atterraggio necessita di più spazio. Il fatto di volare spesso e poi di avere una patronanza della vela ti permette di uscire in volo e poi atterrare da dove sei partito. Ah, ecco, quindi è anche dunque, una bella ti fai il comodità. tuo volo, rientri, pieghi la tua vela, la metti nel furgone e vai a lavorare. <ride> <ride> è tutto un Detta po'. Detta così sembra molto semplice. Si impara. <ride> impara. No, quello che comunque eh, emerge è che al di là del fatto fisico, del, del vento, del, del cielo, eh, c'è proprio anche una scoperta di sé. C'è proprio un percorso, una maggiore sicurezza che devi eh, avere. Perché non puoi essere la sola in mezzo al cielo e non avere sicurezza in quello che tu sei, in quello che tu fai, padronanza, sì. magari davvero di tutto il tuo corpo. Ma no, ci porta a imparare a Imparare molto di te stesso. Di te stesso, quindi al di là del fatto fisico, è, una, è un bel percorso è anche bel mentale percorso. che qualcuno può intraprendere, per cui anche questa carrellata che abbiamo fatto questa sera può spingere qualcuno almeno ad approfondirlo, a, così, a riscoprirlo. Chi lo noi sa, noi ecco. eh, il secondo anno, e quest'anno sarà il terzo, abbiamo iniziato questo percorso proponendo una festa legata al volo, eh, che si chiama Dove la terra tocca il cielo. In che mese la fate? Allora, di solito lo facciamo a ottobre, uh -huh. quest'anno l'anticiperemo un pochettino. Durante questa manifestazione, voi, voi siete stati ospiti l'anno scorso, che uh -huh. avete fatto le riprese, proponiamo tutto quello che vuole in silenzio. Dunque dalla Mongolfiera, dai Parapendio, dai Delta, dagli Alianti. Dunque il, il discorso di aver creato questo evento, e per fortuna abbiamo avuto un, un riscontro enorme, è quello di avvicinare più gente possibile al volo, soprattutto le famiglie, con prezzi contenuti. contenuti. Perché bisogna anche Tenere mettersi in considerazione il fatto che se un, una famiglia vuole venire a provare a volare in mongolfiera, i, i prezzi sono improponibili. Certo. Dunque dobbiamo cercare di fare un qualcosa di accessibile per tutti e anche noi che portiamo la gente in volo in parapendio, eh, quella, per quella giornata li portiamo a volare solamente con la copertura assicurativa, i piloti volano a gratis. Bene, quindi quella è anche, questa è anche un'altra buona occasione. Adesso c'è una piccola pillola con un'altra curiosità sul fegato e poi ci vediamo per un nuovo olistico. Di una persona coraggiosa si dice normalmente che ha fegato, il fegato infatti ha sempre rappresentato un simbolo di coraggio e di forza fisica. Per gli antichi greci era la sede della forza, della caparbietà e delle passioni, particolarmente dell'amore sensuale e dell'ira. Sull'argomento esiste anche un mito, quello del titano Prometeo, che coraggiosamente rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Zeus, scoperto il furto, lo condannò a essere incatenato per l'eternità a una roccia sulle montagne del Caucaso e dispose che ogni giorno... Un'aquila gigante gli divorasse il fegato. Ogni notte, però, il suo fegato ricresceva così che l'aquila potesse tornare a divorarlo il giorno seguente. Nel mito è presente un fondo di verità. Il fegato è il solo organo del corpo umano capace di una rigenerazione quasi totale. Se, per esempio, in un intervento chirurgico si rende necessario toglierne una parte, nel giro di pochi mesi il corpo riesce a reintegrarlo totalmente. Bene, Sandra, adesso invece che trattamento facciamo a Stefano? Facciamo il trattamento californiano, mm. è un trattamento molto rilassante che dura sempre 50 minuti e tratta tutto il corpo: dai piedi, i polpacci, le cosce, i glutei, la schiena, le braccia, le mani, il petto, l'addome. Quindi, il questa collo, è la funzione viso, di rilassare la testa. Sì. I movimenti sono molto più lenti e più superficiali rispetto al, al decontratturante e servono proprio a rilassare la persona, è una vera e propria coccola. Il trattamento californiano, lo dice la parola stessa, nasce in California. È stato ideato da degli psicologi che avevano l'esigenza di far tornare um, un'emotività ai militari che rientravano dalla guerra in Vietnam, che avevano perso completamente l'espressività sia verbale che emotiva. Il trattamento californiano ha proprio l'intento di accogliere la persona e di stimolare proprio l'emotività. Eh, che prodotto usi per fare questo massaggio? Un olio. Non... Che olio è questo? Allora utilizzo come base sempre l'olio di sesamo sì? spremuto freddo, biologico ad uso interno. E poi aggiungo degli oli essenziali e dei fiori di bacca utili proprio al riequilibrio, psicoemotivo. Gli oli essenziali sono quello di arancio e quello di langu langa. L'uso di un olio piuttosto che un altro dipende solamente dal massaggio che fai o anche della, dalla persona a cui è, è destinato, ma eh, no, diciamo che sicuramente l'olio di sesamo come base. A me piace molto perché ha la proprietà di asciugare l'umido ed è anche ricco di calcio e di ferro. E eh, l'ilang-ilang li lang ha proprio la proprietà di rilassare. E l'arancio in questo caso calma il sistema nervoso e stimola anche il, il buon umore. Questo è il trattamento della... Nella gamba, e anche in questo caso, come abbiamo detto, vai a massaggiare tutto il corpo ovviamente. Sì, chiedo scusa alle telecamere, ma il massaggio è una danza. Questo immagino che ti verrà richiesto da chi è stanco, stressato. Esatto. Eh. Ci mettiamo tutti in fila perché purtroppo trovare qualcuno che non lo sia è oggi molto difficile. Anche questo una volta alla settimana o questo proprio sì. al bisogno? Sì, beh, se c'è un problema di stress si può fare anche una volta alla settimana per un periodo, se no comunque essendo anche un trattamento molto piacevole si può tranquillamente fare anche all'occorrenza. E credo che i nostri ospiti in studio che comincio a ringraziare per, per la loro partecipazione questa sera stiano invidiando tutti in questo momento perché, prima, perché prima premevi un pochino prima c'era quell'idea qua che non era proprio il massimo adesso invece veramente sa proprio di carezza e quindi secondo me eh, Stefano è molto invidiato in questo, in questo momento e... Eh, di sicuro ti ringraziamo per aver portato questo momento di relax al termine di questa, di questa puntata in cui abbiamo Grazie. veramente parlato di, di tantissime cose, abbiamo parlato di fegato, di alimentazione, di volo, di mettersi alla prova, eh, delle, delle piante, dei frutti, dei fiori, veramente è stata una puntata ricca come sempre e eh, molto molto interessante. Eh, chi per caso ha acceso tardi il televisore o comunque non ha avuto la possibilità di vederla fino in fondo può rivedere questa puntata come sempre eh, domenica mattina alle ore 10. Eh, oppure siamo stati in diretta anche sulla pagina Facebook di TelepaVia. Quindi se avete voglia anche di rivederci subito dopo potete vederla e potrete trovarla poi on demand ovviamente su YouTube, eh, sul canale di, di TelepaVia. Eh, per chiunque Avesse voglia di inviarci. Le sue opinioni, consigli, suggerimenti, desiderata potete farlo a le regole dello star bene chiocciolatelepavia.tv oppure postando sulla nostra pagina Facebook eh, le regole dello star bene. Eh, bene, a me non resta tutto sommato che darvi la buonanotte, raccogliendo però un pensiero che è ricorso un po' in questa puntata, ovvero eh, di come questo fegato che lavora tanto, insomma che è un po' un motore importante è già appesantito dai cibi, dalle nostre bevute, dalle difficoltà, dalle malattie, cerchiamo di non appesantirlo invece dalla nostra rabbia, dal malumore, da tutto quello che veramente va un po' come ci ha spiegato anche la nostra naturopata ad appesantire ulteriormente i nostri organi che già insomma devono fare un lavoro duro. Quindi cercate questa rabbia di stemperarla, di lasciare un po' scivolare le cose insieme allo stress, di cercare di vivere in maniera più rilassata e prendere prendendovi cura di voi stessi anche facendo attenzione alla vostra anima, al vostro io, dedicandovi a ciò che piace. C'è chi vola, abbiamo visto, c'è chi magari fa una bella passeggiata, chi legge un libro, chi si fa un bellissimo massaggio californiano, ma lasciate un po' correre, perché altrimenti tutta questa rabbia non farà altro che avvelenare non soltanto il nostro fegato, ma proprio la nostra anima e noi stessi. Con questo direi che vi do appuntamento a venerdì prossimo, qua su Telepavia. Buonanotte e un bacione dalla Colli. Ciao!